utilizzavano la copertura delle compagnie circensi per introdurre illegalmente in Italia extracomunitari provenienti soprattutto dall'India, dal Pakistan e dal Bangladesh. I circensi rientrano infatti nella categoria degli artisti e quindi godono di particolari deroghe in materia di immigrazione. Deroghe che in Sicilia, regione a statuto speciale, venivano applicate da un impiegato all'assessorato regionale al lavoro, finito in manette assieme alla moglie, anche lei dipendente della regione. Chi voleva arrivare clandestinamente in Italia pagava una cifra che variava dai 12 ai 15 mila euro. Una parte di questi soldi finiva nelle tasche degli intermediari, un'altra parte veniva versata al dipendente regionale che si preoccupava di far concedere i visti d'ingresso e un'altra parte ancora finiva nelle tasche degli impresari circensi. 41 le persone arrestate in tutta Italia, tra loro anche nomi famosi della tradizione del circo. Abbiamo monitorato almeno 500 casi, ognuno è una storia a sé. Quello che è certo è che nessuno di questi era un artista del circo. Era gente che in alcuni casi ha operato con mansioni estremamente umili nell'ambito del circo, ma nessuno di queste persone venute in Italia come operatori nell'ambito dello spettacolo e delle attività circensi in realtà lo era. Che vengono coinvolti due impiegati della regione siciliana e il fatto che coinvolgevano anche i figli, perché spesso gli accrediti dei loro compensi economici che avvenivano costantemente in relazione alle pratiche sbrigate avvenivano anche sulle post pay dei parenti. Avete già detto in conferenza stampa che non sono stati riscontrati i profili che riguardino il rischio terrorismo, ma questo rischio c'era comunque, c'è con questi flussi? Beh, guardi, noi stiamo attenti a tutto quello che chiaramente entra nel territorio italiano. Abbiamo diverse indagini, alcune sono prevalentemente orientate sul fenomeno degli scafisti e quindi tutto ciò che c'è collegato, e questo è un nuovo metodo di far entrare in Italia immigrati clandestini. Le nazioni più coinvolte in quello che abbiamo accertato sono l'India, il Pakistan e il Bangladesh. Però dalle nostre intercettazioni, dalle nostre attività non sono emersi profili di quel tipo di allarme. 15.000 euro è una cifra inedita? Sì, erano queste le cifre che dovevano sborsare le persone che avevano la necessità di cambiare vita, di stare meglio per venire nel nostro paese. Qualche altro dettaglio sull'operazione? Ma torno a ripetere, insomma, sempre siamo allo stesso punto. C'è sempre il pubblico dipendente che è corrotto e che purtroppo insomma, mette in moto un meccanismo che bypassa la normativa e permette un sistema illecito e illegale. Siamo sempre alle solite, insomma, ecco. Abbiamo finito, dovremmo andare a Palermo. Quindi state andando via da qua? Sì, smontiamo adesso, non so, oggi, domani, iniziamo a partire. E, diciamo, di quello che è successo questa notte non date nessun tipo di commento? No, guardi, non c'è nessuno incaricato di rispondere. Nessuno della direzione, nessuno dell'amministrazione, nessuno... Cioè, voglio dire... Attualmente non c'è... Siamo noi i lavori qua, la direzione non c'è nessuno. Nessuno è autorizzato a parlare. Nessuno è autorizzato a parlare.